Quando abbiamo fatto questo incontro, qualcuno pensava certamente che era poco, però insomma, quando si fanno le cose con passione, entusiasmo, è quello che siamo riusciti a fare con questi allievi che vanno da 25, 40, anche 50, 55, è stato veramente produttivo perché sentivano la nostra trasmissione attraverso i miei colleghi proprio nella passione, non solo quelli perché vengono per lavorare, ma la passione del settore di ristorazione. Per cui per noi è stato un momento importante dare quell'etica professionale che mancava, quel portamento, comportamento, più che guardare il servizio a destra, a sinistra, perché sappiamo oggi come sono i ristoranti un po' in questo tipo di fiere, c'è di tutto e di più, non sono più i tempi di una volta. E comunque siamo riusciti anche a fare la cucina di sala, che non si vede più, ma loro sono stati contenti di vedere come si lavora anche in sala davanti al cliente. Per cui l'etica, il portamento ha dato la possibilità poi che anche qualche piccolo errore si corregge. Cosa ho notato? Che in cucina c'era qualcuno che aveva lavoracchiato e che comunque anche quelli che avevano fatto sala, che sono andati in cucina, si sono trovati bene. Che cosa abbiamo fatto noi? 24, 48 ore di cucina, divise in blocchi da 8 moduli da 6, 6 per 8, 48, 8 moduli da 6, per cui hanno cominciato con le basi di preparazione di fondi e di tagli di verdure, tutto ciò che si prepara per il ristorante. Man mano, stasera è la conclusione della linea del menù. Ieri sera c'era la carta con le ricevute fiscali, perché è importante che facciano i conti con le ricevute fiscali, anche se sono meccanizzata, ma hanno capito come si fa al cliente a dare. Questa sera invece abbiamo una simulazione a tableau d'hôte, come se avessimo fatto una manifestazione, per cui parte dall'appetizer, gli aperitivi, che vedrete, fatti da quelli di sale, e poi passa dall'antipasto fino al dessert, con i servizi vino, con pure i servizi di caffè e bar, mentre in sala hanno fatto 48 ore, ma suddivise 24 di bar e bar generale, non parliamo di American bar, di grandi cocktail perché non c'entra lì, bar caffetteria, e poi hanno fatto tutto ciò che è la preparazione, la predisposizione, ma la cura e la pulizia di mantenere, quello è importante nella cucina, in sala, mantenere quell'ordine, quel sistema e di non confondere il cervello.